Hai scoperto la dieta chetogenica, ma non sai di preciso come funziona. Hai cercato informazioni su internet, ma non ne vieni a capo. Hai trovato persone che vogliono venderti dei prodotti a dei prezzi folli, cercando di convincerti che la strada più veloce per perdere peso è che ti bastano solo 21 giorni. Fermati. Sei nel posto giusto. Il dottor Lorenzo Vieri, biologo nutrizionista esperto di dieta chetogenica, ti guiderà con questo podcast in questo meraviglioso stile di vita. Ma non solo. Troverai storie di successo dei suoi pazienti e interviste esclusive con medici e professionisti legati al mondo della dieta chetogenica. Iscriviti subito al canale e non perderti le prossime puntate. Benvenuta in Vivere in Chetogenica. Episodio 30 della seconda stagione di Vivere in Chetogenica, l'unico podcast italiano dedicato alla dieta chetogenica e allo stile di vita chetogenico. Al microfono dottor Lorenzo Vieri, nutrizionista e divulgatore su questo tipo di alimentazione. Oggi parliamo di pranzi fuori casa in generale, in particolare pranzi al ristorante, quindi come ci gestiamo, cosa facciamo, come approcciare la cosa senza andare nel panico e come evitare di andare al ristorante, quindi come evitare di non avere più socialità o di non avere più diciamo pasti al di fuori di casa senza combinarla grossa o senza impazzire per la perdita di controllo della dieta, ok? Ma prima di fare questo vi ricordo che anzitutto sono in diretta alle ore 21 sul gruppo Vivere in Chetogenica ogni giovedì per rispondere a tutte le domande legate a dieta chetogenica e stile di vita chetogenico. La trasmissione è completamente gratuita e quindi mi metto a tua disposizione per tutto quello che riguarda le curiosità, i dubbi, le domande su questo tipo di alimentazione e di stile di vita. Inoltre, se ti piace questo podcast e questo format di podcast, lascia le 5 stelline sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando come voto, in modo tale che diventi sempre più il punto di riferimento italiano sulla dieta chetogenica. Non perdiamo altro tempo e andiamo alla parte di argomento di oggi, quindi alla nostra tematica di oggi, ovvero una tematica che rende, diciamo, molta ansia e molta difficoltà a tanti miei pazienti che quantomeno all'inizio si approcciano a questa alimentazione. In realtà vedremo che certamente qualche cosa di più difficile c'è, ma non è impossibile combaciare socialità e pranzi fuori casa e, perché no, visto che siamo anche nel periodo vacanze, viaggi e così via, con comunque un'alimentazione piuttosto corretta e attenta. Ora partiamo dal ristorante. Allora, il ristorante chiaramente è un ambiente, è un tema estremamente variegato, no? Perché io potrei andare al ristorante perché ho un pranzo di lavoro, perché non ho voglia di cucinare, perché sono in vacanza, perché ho un compleanno, perché ho mille motivi per cui poter essere invitato o andare io di mia spontanea volontà a un ristorante. E ovviamente ogni motivo si contestualizza a un certo tipo di situazione. Per esempio, se vado io, posso scegliere io dove andare, posso sapere cosa già fanno come cucina, magari il mio ristorante dove vado di solito, quindi mi conoscono, possono darmi una mano in quello che sto facendo, posso chiedere senza farmi particolari riguardi. O invece sono in viaggio di lavoro, magari sono, che ne so, a Londra e sono a un ristorante, chiaramente le cose si fanno un po' più complesse, magari non parlo la lingua, faccio fatica ad ordinare, non credo di poter avere molto agio nello scegliere alimenti e farmeli magari pesare o quantificare bene. O ancora sono invitato da terze persone a partecipare a un evento in un ristorante, insomma io sono addirittura in vacanza con altre persone, e quindi certamente capite bene che gli scenari che ci sono davvero molto eterogenei e molto, come dire, in quanto più variegati possibili, insomma, rispetto a quello che può succedere e in che condizioni ci possiamo trovare ad affrontare un pasto al ristorante. Ovviamente, per definizione, un pasto al ristorante non sarà un pasto perfetto. Cosa vuol dire perfetto? Che sarà perfettamente pesato, le scelte alimentari saranno perfettamente identificate e scelte e abbinate, e non sarà quindi un pasto che rasenterà, diciamo, appunto, la perfezione in termini di grammature, scelte alimenti e così via. E su questo dobbiamo metterci una pietra sopra, ragazzi, ok? Cioè non andiamo
in difficoltà e non andiamo a fare voli pindarici mentali perché abbiamo questo tipo di difficoltà. Quindi usciamo dal tema del perfetto. Questo mi viene comodo anche continuare a specificare questo concetto, perché il tema del perfetto è un tema che non esiste nelle diete ed è quello che ti frega, cioè quello che, se vuoi continuare a mettere in pratica, alla lunga ti porta in determinati schemi mentali per cui è più facile che abbandoni la dieta che rimanere perfetta. Cosa vuol dire questo? Che cosa mi capita spesso e volentieri? Quando la persona vuole fare tutto perfetto, ripeto, cosa che non solo è impossibile fare nella dieta, ma non ha neanche senso farlo e obbligarsi a farlo, chiaramente, cosa succede? Che non appena esce dal suo ideale di perfezione, che ovviamente è anche molto personale in questo senso, e quando ci esce sostanzialmente tende non tanto a rientrarci o magari a cogliere l'errore e semplicemente saltare allo step successivo, quindi continuare il percorso, ma tende spesso e volentieri ad abbandonarlo e quindi a rigettare tutto quanto di buono è stato fatto prima. Quindi questi atteggiamenti ovviamente un po' ossessivi vanno certamente abbandonati, ok? Non ci interessa essere perfetti, ma ci interessa fare mediamente bene. E dunque il ristorante è un'occasione per fare bene, non per essere perfetti, perché non potremo esserlo neanche col massimo dell'impegno. Bene, quindi questo concetto deve essere chiaro e valido per tutti. Una volta che abbiamo questa base di discussione comune del non poter essere perfetti, ma di comunque avere la volontà di fare bene, come dobbiamo fare per, insomma, evitare di avere difficoltà? Beh, anzitutto il ristorante lo possiamo, nella maggior parte dei casi, scegliere, o comunque possiamo sapere prima cosa troveremo in quel ristorante. Chiaramente, ragazzi, il tema è anche in che ristorante andiamo a finire, perché è chiaro che se io sono, per esempio, in una focacceria, ok, o in pizzeria dove fanno solo la pizza o il fritto misto classico, insomma, non mi trovo proprio in un ambiente ideale per fare un qualche tipo di alimentazione, diciamo, buona, ecco. Quindi certamente il primo step è capire dove vado a mangiare, cosa mi trovo ormai con Google, con TripAdvisor, con tutte queste app di recensioni, di foto, di menu. Sappiamo benissimo, ancora prima, ma neanche di andare in vacanza o di andare al ristorante, ma ancora prima di partire da casa, cosa andremo a mangiare e che cosa troveremo esattamente nel menu. Quindi possiamo già farci un'idea di cosa possiamo scegliere, cosa magari andremo ad evitare e che cosa appunto fare per non farci trovare impreparati in questo senso. Quindi noi abbiamo questa bella voglia, questa bella attitudine di voler comunque far bene e dunque dobbiamo anticipare l'essere colti alla sprovvista e quindi prepararci a trovare alimenti corretti nel nostro ristorante. Quindi questo è il primo step assoluto in cui è bene concentrarsi prima di muoversi e di scegliere magari il ristorante dove è possibile. Poi l'altro tema importante è come gestiamo proprio il ristorante stesso. Nei ristoranti cos'è l'abitudine? Quella di, nella maggior parte dei casi, portare tutta una serie di sfizietti a tavola ancora prima di iniziare a mangiare. E questi sono spesso e volentieri, per me compreso, nel senso che certamente non sono immune, nonostante queste cose ve le comunichi, dalla mia emotività verso il cibo e dalle mie abitudini verso il cibo e da tutta la mia infanzia, ovviamente, che è stata quello che è stata a livello alimentare. E dunque anche queste cose ve le dico perché sono io il primo che le vive e che magari fa fatica a gestirle, ok? Cosa succede? Vengono portati grissini, pane, magari da bere prima, quindi Coca-Cola per chi la ordina, vino e così via, alcolici, e quindi arriva tutta una serie di tentazioni che certamente magari esulano da un buon piano alimentare. Quindi parlo di un ristorante gestito con come pasto libero, come pasto sgarro, ma come proprio un pasto coerente comunque con una dieta low carb o chetogenica. E dunque una volta che le abbiamo davanti e ne sentiamo, non solo li vediamo, ma ne sentiamo il profumo, magari li tocchiamo e così via,
certamente è molto più complesso resistere a questi. Questo vale un po' per tutto, no? Anche quando siamo a casa e capitano quei momenti, non so, quando sediamo sul divano dopo cena o quando arriviamo a casa dopo il lavoro, momenti dove la nostra mente ci riporta subito al tema cibo, soddisfazioni, vogliamo una gratificazione e così via. Se abbiamo in casa degli alimenti è molto più complesso resistere rispetto a non averli. Ed ecco perché anche ripulire un po' l'ambiente a livello di alimenti a casa fa certamente molto bene alla nostra aderenza media al piano alimentare, no? E al nostro esercizio della forza di volontà, che certamente mettiamo in atto, ma meno la usiamo e meglio è. Stessa cosa vale per il ristorante, quindi uno dei consigli che gli do è quello di non chiedere di non portare, quantomeno per voi, il pane, i grissini e tutti questi alimenti con cui magari siamo un po' tentati e siamo un po' in difficoltà nel resistere. Quindi altra cosa importante se vogliamo fare bene e assicurarci di aumentare le probabilità di fare bene il nostro pasto. E chiaramente l'altra cosa è, che certamente può essere un tema di perplessità, è come peso gli alimenti. Perché finché sono in low carb grossi problemi non ne ho, mi ordino un secondo, ordino della verdura, so cosa evitare, so cosa mangiare, metto un po' di grassi se ho bisogno, non c'è proprio, anche a occhio facilmente me la gestisco anche senza essere troppo preciso, grossi problemi non ne ho. La dieta chetogenica invece presenta chiaramente più insidie su questo, perché non solo dobbiamo essere entro certe quantità, magari soprattutto se siamo anche in un programma di dimagrimento, ma soprattutto devo anche abbastanza bene bilanciare quelli che sono i miei alimenti, quindi non posso mangiare un chilo di carne e poi non mangiare altro o non usare grassi e così via, ma dovrò essere comunque un po' robusto nel mio sapere più o meno quanto sto mangiando e quanto sto proporzionando le mie pietanze, no? E questo tema come lo si fa? Non lo si fa sul momento, lo si fa prima, cioè allenando l'occhio con le nostre porzioni quando abbiamo modo di pesare, perché chiaramente al ristorante non peseremo a meno che abbiamo la fortuna che magari o conosciamo lo chef o conosciamo qualcuno in sala, oppure sai, ci sono delle catene di ristoranti che hanno per esempio già la grammatura della carne ed è facile quindi poi essere abbastanza bravi nel proporzionare il resto, perché poi sono le proteine il problema principale, no? Perché sappiamo che la verdura, per quanto dobbiamo stare attenti a pesarla, insomma, di solito ce ne danno meno del dovuto e non di più, abbiamo un problema opposto, diciamo. Sono più le proteine il tema da gestire in maniera più importante, no? Quando parliamo di questo tipo di tematica. E quindi come si allena questa cosa? L'alleniamo quando abbiamo possibilità di pesare, e quindi di associare poi con l'esperienza ad un certo peso di quella pietanza una figura a livello di occhio che ci fa capire più o meno quanto stiamo mangiando. Ovviamente anche qui non pretendiamo di azzeccare al grammo la nostra pietanza al grammo, ma certamente cerchiamo di non sbagliare di 200 grammi, cioè magari anche di neanche di 100, quindi di capire quanto stiamo mangiando in modo tale che riusciamo comunque a bilanciare bene questo tipo di proporzioni tra proteine, carboidrati e grassi, perché ripeto, soprattutto le proteine sono in chetogenica l'insidia principale, perché un po' le prendiamo sotto gamma perché sono proteine e va bene rispetto ai carboidrati, ma certamente anche loro hanno la loro valenza in termini di probabilità di produrre comunque del glucosio dall'eccesso di aminoacidi, soprattutto quando non viene compensata la cosa con un aumento dei grassi. Ed ecco quindi che importante sarà anche usare sufficienti quantitativi di grassi, ma anche qui non è così complesso, tra magari un po' di burro, dell'olio d'oliva che troviamo comunque in tutti i ristoranti e perché no magari della frutta secca che possiamo usare come aperitivo se capitasse, in modo tale da poter comunque fare una pietanza keto senza particolari problemi. Per i carboidrati ovviamente, insomma, questo è abbastanza semplice, ci rivolgeremo alle verdure che sono disponibili quel giorno, non le patatine fritte, ma purtroppo dovremo rivolgerci alle nostre verdure che ci accompagnano appunto rispetto a proteine e grassi e che andremo appunto a condire anche loro con dei grassi. Quindi questo è un po' il mio modo di approcciare al ristorante con tutta la serenità del mondo, nel senso di sapere appunto che non siamo obbligati a fare tutto perfetto, perché non sapete quante persone conosco che magari pur di non voler sbagliare o di non voler trovarsi in situazioni di disagio, nel senso di magari di incertezza, magari si privano della maggior parte di questi eventi, ma in realtà questa cosa del privarsi
non solo è frustrante nel breve termine, quindi non la consiglio a priori, ma soprattutto sarà qualcosa che poi in una seconda fase, soprattutto per chi parla di dimagrimento, ma anche soprattutto per chi vuole adottarlo come stile di vita, sarà e deve essere presente. La socialità, noi siamo animali sociali e siamo fatti per stare insieme, e soprattutto nel nostro paese, ma anche in tutto il resto del mondo, il cibo ha componente anche culturale a livello di socialità. E dunque non possiamo prescindere da questa pur di fare tutto perfetto. Dunque impariamo a coesistere con la dieta, impariamo a essere bravi anche dove non possiamo essere perfetti, comunque a fare del nostro meglio per lavorare bene, e impariamo anche a goderci quei momenti, magari con alimenti diversi, non c'è dubbio, ma a godere quei momenti che insomma più ci fanno stare bene anche con le altre persone, senza andare in difficoltà e un po' nel panico quando non troviamo e non ci sentiamo perfettamente in controllo della nostra alimentazione. Quindi adesso hai un po' di strumenti su cui ragionare per lavorare correttamente col tuo piano alimentare, anche dove non puoi essere magari perfettamente preciso. Si tratta di un mix, quindi tra allontanare il più possibile tutte le tentazioni che a livello alimentare possono essere non congeniali nel nostro piano alimentare, abbiamo parlato del pane, dei grissini e così via, ma anche poi una preparazione sia della scelta del ristorante sia del capire quanto sto mangiando attraverso gli esperimenti fatti a casa, per arrivare pronto, anche robusto, anche nelle mie scelte quando so non solo cosa mangiare ma anche più o meno quanto ne sto mangiando. Questa è la chiave del successo di qualunque programma alimentare, soprattutto della nostra dieta chetogenica, che tanto ci piace e tante soddisfazioni ci dà. Se ti è piaciuto questo episodio, metti le 5 stelline sul portale da cui la stai ascoltando, per renderlo sempre di più il podcast numero 1 sulla dieta chetogenica in Italia. E ti ricordo che ogni giovedì alle 21 sono in diretta sul gruppo Facebook di Vivere in Chetogenica per rispondere a tutte le tue domande sulla dieta chetogenica e lo stile di vita chetogenico. Grazie e un saluto dal Doc.